perché scegliere il corso di laurea in terapia della neuropsicomotricità dell'età evolutiva? Perché la professione del terapista dell'età evolutiva è una e unica nell'area sanitaria che prevede, è caratterizzata dal trattamento del soggetto che va da 0 a 18 anni, quindi in età pediatrica, al bambino, ma nello stesso tempo considera un elemento fondamentale che è un trattamento globale, quindi un trattamento che prevede sia la parte motoria, la parte psicomotoria, la parte comportamentale, quindi è un approccio assolutamente multitasking. Com'è strutturato il percorso di studi? Il percorso di studi prevede 3 anni, dove nel primo anno lo studente frequenterà tutto il percorso di studi riguardanti le scienze di base. E accompagnato da un tirocinio che prevede l'osservazione dello sviluppo tipico del bambino, e quindi il tirocinio è previsto nelle scuole, scuola dell'infanzia e scuola materna. Al secondo e al terzo anno, invece, il tirocinio è nelle strutture riabilitative pediatriche nel territorio della Regione Lazio, nella maggior parte ubicate vicino a Tor Vergata, e dove ogni centro di riabilitazione ha anche delle specificità, quindi si occupa di alcune patologie rispetto ad altre, per permettere una più vasta gamma di osservazione e di formazione per gli studenti. È ovvio che questi 2 anni sono accompagnati anche da lezioni, dalla teoria, quindi da lezioni frontali che riguarderanno le diverse cliniche, le diverse tecniche o teorie prettamente riabilitative. Al termine del percorso di studi, lo studente dovrà effettuare un elaborato, una dissertazione quindi di tesi, e prevederà, la dissertazione prevederà anche un esame di stato, una prova attitudinale, parte integrante della seduta di laurea. Quali sono le attitudini necessarie alla frequentazione del corso? Le attitudini sono, vabbè, in primis sicuramente la voglia di studiare, la voglia di conoscere, e di conoscere in maniera specifica questo mondo fantastico che è il mondo dei bambini, pieno di fantasia, di originalità, e che probabilmente per poterlo affrontare al meglio lo stesso studente deve avere voglia di lavorare un po' di fantasia insieme con i nostri bambini. Quali sono le opportunità al termine del corso? Al termine del corso, da un punto di vista lavorativo, lo studente può, da una parte, poter proseguire gli studi con la laurea magistrale, oppure immettersi subito nel mondo del lavoro, e opportunità che può avere sia in strutture pubbliche come ospedali, e in strutture territoriali come le strutture ASL, oppure in centri di riabilitazione privati, oppure fare terapie riabilitative private. Come mai hai scelto il corso di laurea in terapia della neuropsicomotricità dell'età Ho evolutiva? scelto il corso di laurea in terapia della neuropsicomotricità perché sono stato da sempre affascinato al mondo della riabilitazione, e quando mi sono informato un po' su questo corso, ciò che mi ha colpito e affascinato da subito è stato il riscontro di una figura professionale specifica e completa che fosse deputata alla presa in carico globale del bambino, con lo scopo di potenziare quelle che erano le abilità emergenti e lavorare sull'equilibrio e sull'integrazione di tutte quelle funzioni alla base delle aree di sviluppo in età evolutiva. Dunque, mi ha affascinato da subito e ne sono rimasto subito in un certo senso folgorato e colpito. Il quinto anno delle superiori, diciamo che è un anno molto importante per noi studenti, è un anno in cui bisogna decidere chi voler diventare da grandi. Per fortuna, durante il mio quinto anno di liceo, ho incontrato un bambino molto speciale che mi ha dato l'opportunità di poter scoprire, dopo varie ricerche, questa bellissima facoltà. Quali sono, secondo te, i punti di forza del corso? I punti di forza che ho riscontrato fino ad ora nel mio percorso, io sono al secondo anno, sono stati diversi, e sono diversi sia per quanto riguarda la parte didattica, sia per quanto riguarda l'ambito del tirocinio, che io ritengo
una componente essenziale della del nostro percorso formativo e della nostra figura professionale. Per quanto riguarda il piano di studi, io l'ho trovato un piano di studi molto completo e lineare, che si basa prima sulla conoscenza e sull'approfondimento di materie di base e su quello che è lo sviluppo normotipico del bambino, e successivamente con il corso degli anni, un corso che mi ha potuto dare quelli che sono i quadri patologici e riabilitativi per lavorare appunto sulla presa in carico globale del bambino. Invece, per quanto riguarda i tirocini, ciò che ho potuto riscontrare e che mi ha convinto è stata l'ampia scelta di sedi, tra cui si riscontrano alcune tra i centri riabilitativi migliori sul territorio laziale, e la possibilità di fare esperienza della figura professionale del terapista della neuropsicomotricità in diversi ambiti, che possono essere l'ambito ospedaliero, i centri riabilitativi o i servizi territoriali. In generale, il corso di laurea mira ad una preparazione sia teorica ma anche pratica rispetto all'osservazione, la valutazione e l'impostazione di piani di trattamento di diverse patologie cliniche, che durante il corso di laurea vengono trattate nel dettaglio. È proprio qui che volevo esprimere un grande punto di forza della nostra facoltà, ovvero la possibilità per noi studenti di poter osservare e verificare sul campo, attraverso un ampio tirocinio formativo di circa 1500 ore, le varie tematiche trattate durante le lezioni. Se non di più, la nostra facoltà ci dà la possibilità di poter scegliere le sedi di tirocinio da frequentare durante il triennio. Abbiamo la possibilità di poter scegliere tra tantissime sedi, circa 50. Esse sono delle sedi riabilitative di tipo pediatrico che accolgono bambini con disturbi motori, con disturbi percettivi, sensomotori e comportamentali. Consiglieresti questo percorso di studi? Sì, lo consiglierei assolutamente, il mio corso di laurea, per i motivi finora citati, ma in particolare, data la mia esperienza da studente, ci tengo a sottolineare che i punti chiave per affrontare in primis il corso e poi il lavoro di terapista della neuropsicomotricità sono la propensione, l'impegno e soprattutto la passione per una professione il cui scopo è quello di riuscire a migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Ad oggi sono sia una terapista libero professionista che una studentessa magistrale e mi sento di consigliare questo corso di laurea triennale in quanto ti dà la possibilità di poter fare esperienza sia pratica e svolgere un'attività più clinica, ma anche di continuare il percorso di studi attraverso la laurea magistrale, che oltre a una specializzazione un po' più tecnica ti dà anche una formazione manageriale in discipline giuridiche ed economiche che ti potranno essere utili in futuro, magari per ricoprire dei ruoli di responsabilità.